Patria Lovadina, l'uscente Vardanega invoca la Patreve, Zaia se ne va e ribatte carrozzone per i partiti. Una donna alla guida degli industriali trevigiani, i suoi obiettivi, area metropolitana e semplificazione. In platea sindaci vecchi e nuovi, fascia venetista e cappio tricolore per i provocatori Mazzorato e Schumski. Bimbo smarrito al mercato settimanale di Treviso, a ritrovarlo dopo un'ora gli agenti della polizia locale, si era perso. Turista scippata in centro a Treviso in pieno giorno, malvivente fermato da un passante che lo insegue, interviene la polizia. La Camera di Commercio taglia il corso di laurea in design della moda dello IU a Battognana, effetto spending review del governo. Gli ambulanti del mercato di Piazzale Burchellati si costituiscono in comitato contro il trasferimento a Madonna Granda. Festival lirico all'Arena di Verona, 54 gli appuntamenti, ieri la prima col melodramma Un ballo in maschera. Buonasera dalla redazione di TG Treviso, in apertura l'ampia pagina dedicata all'Assemblea degli Industriali che si è svolta oggi a Spresiano. Cominciamo dallo scontro a distanza tra il presidente uscente Vardanega e il governatore Zaia sull'area metropolitana. Il primo dal palco ha invocato la Patreve e il secondo in aperta polemica se n'è andato parlando di carrozzone per i partiti. Il futuro della nostra comunità trevigiana è strettamente legata a quello dell'area che si snoda lungo l'arco Venezia-Padova-Treviso. Credo che la questione rappresentata dall'avvio, che è certamente auspicabile, di forme di collaborazione tra i tre capoluoghi che sono tra di loro vicini, Padova, Treviso, Venezia, sia una questione che non possiamo più rinviare. Ed è una questione che non è né di destra, né di sinistra, né tantomeno una questione veneta. Più un discorso di investitura che un commiato per molti, quello di Alessandro Vardanega dal palco dell'Assemblea di un'industria. Insistere sulla Patreve, dice l'ormai ex presidente e il governatore del Veneto Luca Zaia, se ne va in aperta polemica. Città metropolitana carrozzone dei partiti, ribatte dagli industriali, mi aspetto semmai una forte richiesta di autonomia. Ero molto più convinto anni fa della Patreve, oggi credo che sia forme di raccordo siano necessarie. Bisogna stare attenti che non si perda rappresentatività a livello locale e bisogna stare attenti di non creare costi di funzionamento ulteriori rispetto a quelli attuali. Passaggio invece che altri hanno approvato. È la consapevolezza da parte delle categorie economiche che per un rilancio del territorio è necessario ragionare in area metropolitana è molto molto importante. Già da 2 anni che ci vengono queste sollecitazioni, vengono dal mondo economico. Io penso che al di là dei colori politici sia assolutamente fondamentale che gli amministratori diano delle risposte. Su questo. Bisogna fare dei ragionamenti di sistema e questa è una strada, io quindi penso che sia la strada da praticare e noi la favoriremo. L'altro tema, la corruzione, il governatore Zaia è tornato a chiedere l'impegno degli imprenditori e dei loro rappresentanti. Dico che le imprese debbono continuare a lavorare nel rispetto di chi lavora, dei lavoratori, però tra tanto è vero che se poi c'è qualche amministratore di quelle imprese che si è macchiato, un provvedimento di sospensione prima e poi un'espulsione, questo è il minimo che noi chiediamo. Assemblea degli industriali da cui era assente il premier Renzi impegnato a Parigi, c'è stato l'avvicendamento alla presidenza tra Vardanega e Maria Cristina Piovesana, la nuova presidente chiede area metropolitana, anche lei in continuità con il suo predecessore, e semplificazione. Ancora qualche istante. Se vincono le imprese, vince il lavoro, vince l'Italia, vince la democrazia. Ebbene, cari colleghi, questo è ciò che in questi anni voi mi avete aiutato a comprendere, questo è il pensiero che oggi lascio a tutti voi. Grazie e buon lavoro. Le parole di Luigi Einaudi e il lungo applauso dell'Assemblea in piedi per salutare l'uomo e il Presidente. Si è chiuso così l'intervento di Alessandro Vardanega dal palco di Lovadina e così si sono chiusi i 6 anni di mandato da Presidente di un'industria. Il testimone all'imprenditrice di Gagliarina Maria Cristina Piovesana. L'industria Treviso è una tra le maggiori associazioni di industriali di questo paese. Avverto dunque tutta la responsabilità, ma anche l'onore, di rappresentare una moltitudine di medie, grandi e
soprattutto di piccole imprese. Un pensiero affettuoso poi lo rivolgo alla mia famiglia e ai miei collaboratori. Continuità e rinnovamento, ha detto Piovesana, d'accordo con il suo predecessore sulla Patrebe. L'area metropolitana riteniamo sia effettivamente uno dei temi importanti perché permette di mettere in rete e di sviluppare tutte quelle sinergie che di fatto noi abbiamo. Cioè abbiamo detto, abbiamo dei contenuti validissimi, si tratta in questo caso di metterli in rete e di, termine magari brutto, ma di valorizzarli ulteriormente. Nell'associazione non c'è spazio per chi corrompe, dice, poi si rivolge al governo. Noi riteniamo che le semplificazioni siano fondamentali affinché non ci siano tutti questi lacciuoli, diciamo, dal punto di vista burocratico, che sono comunque un freno, cioè troppo tempo per riuscire a fare un qualcosa, troppi enti, troppa burocrazia. Una nomina, quella di una donna ai vertici di un'industria che ha messo tutti d'accordo. Credo che bisogna che ci sia parità di genere, la parità di genere rappresenta naturalmente la costruzione di ogni imprenditore, l'imprenditore non ha nessun genere di preclusione, naturalmente il nuovo presidente credo che farà bene. Per Bardanega da lunedì una nuova sfida, la vicepresidenza di Veneto Banca. Credo che sia indispensabile per cogliere la ripresa costruire una forte alleanza tra sistema bancario e imprese, perché diversamente non ci sono prospettive né per le imprese né per il territorio. Presidente di Confindustria da 2 anni ha già dialogato con 3 governi diversi, così Giorgio Squinzi oggi dal palco dell'assemblea di un'industria a Spresiano al paese ha detto serve stabilità. Sentiamo cosa ha aggiunto poi su riforme e imprese. Io credo che innanzitutto, se vogliamo fare qualche paragone, le riforme in questo paese sono, diciamo, un po' un paese che è malato, sono un po' come gli antibiotici che vanno dati al paese perché possa effettivamente svoltare e ripartire. Però le vitamine, quelle che servono veramente per tornare a crescere, queste possono venire solo dall'impresa, dalle nostre imprese, e quindi noi siamo pronti a recitare questo ruolo. Noi imprenditori credo che abbiamo in questo preciso momento storico del Paese il dovere, l'onere e l'onore di essere classe dirigente di questo Paese, e dobbiamo dare il nostro contributo in questa direzione. In platea lo avete visto nelle immagini di questi servizi, tanti imprenditori, autorità civili e militari e soprattutto tantissimi sindaci vecchi e nuovi. Vediamo come hanno espresso la loro provocatoria protesta i sindaci di Resana e Santa Lucia di Piave. Di quello che stanno dicendo oggi, dobbiamo preservare il territorio. Io sto difendendo il mio territorio, i miei cittadini, la mia comunità che mi hanno democraticamente eletto. Lei ha anche una maglietta abbastanza eloquente, la voleva mostrare al Premier? Io la volevo fare vedere al Premier, ieri ho mandato una lettera, il mio territorio è in ginocchio, ormai ho il 20% di disoccupati, le aziende stanno chiudendo, non ho più soldi da spendere, mi obbligano a fare il boia nei confronti dei miei cittadini, posso solo aumentare le tasse, farò di tutto per evitare questo massacro. Invece lei, sindaco Schumski, ne ha fatto una cravatta del tricolore oggi? No, è la corda con cui lo Stato ci impicca, questa è la verità purtroppo. Noi amministratori locali, come ha detto bene il collega, eletti democraticamente e direttamente, siamo diventati gli esattori dello Stato, dobbiamo comunque dare risposte alla disperazione che c'è con le percentuali di disoccupazione, perché la ripresa non c'è assolutamente nel nostro territorio, in questo momento noi continuano a fluire persone che non hanno lavoro, dobbiamo intervenire con soldi nostri, avendo 0 trasferimenti, e la tassazione che è stata aggiunta è una tassazione che viene traslocata allo Stato, quindi non ci dà soldi delle tasse e ci rapina anche le tasse locali, non ne possiamo più, basta essere strozzati. Lasciamo la pagina dedicata all'Assemblea degli Industriali, veniamo alla città. Oggi era giorno di mercato a Treviso, siamo andati tra gli ambulanti a sentire cosa ne pensano dell'ipotesi di trasferire il mercato a Madonna Granda. È permesso che un comune possa avere la libertà di scegliere la vita o la morte di 150 imprese? Non è possibile, questo non è più possibile. Si sono costituiti in comitato contro Cassugana per dire no allo spostamento. Sono i 150 ambulanti di Piazzale Burchellati interessati al trasferimento a Madonna Granda. Lo diranno a chiare lettere martedì alle Stefanini.
Ci stiamo un po' organizzando, purtroppo noi siamo una categoria un po' da questo punto di vista allo sbando, stiamo facendo un po' un passaparola tra di noi in maniera che si possa un po' organizzare il più possibile la presenza per far sentire la nostra opinione, che è nettamente contraria a questo tipo di proposta. Si prende il patinodromo, si fanno 4 piani e anziché 300 posti senza rimuovere noi che ci lavoriamo da una vita qua, diventa il parcheggio Manildo. Allora ha creato il quadruplo dei posteggi, ha dato lavoro alle aziende che non hanno lavoro, perché questo spostamento, noi non possiamo spostare 100 aziende per andare a rivitalizzare una zona che nostro malgrado non l'abbiamo deteriorata. Non so se gli amministratori pensano che il mercato sia una cosa folcloristica o se dietro il mercato ci sono famiglie, non so cosa stanno pensando. Tutto quello che hai seminato in vari anni va distrutto tutto in poco tempo. Io ho i clienti fissi che vengono qua, poi lì è un problema che non riescono a trovarmi subito e in più se rispettano i metri che abbiamo, ma già dallo spostamento precedente da tanti metri ci hanno ridotto i metri. Va sempre peggio, è sempre peggio, già ti ripeto va male qua, non è il caso, insomma non condivido questo spostamento nel modo più assoluto. Prove di spostamento già sabato 12 luglio per 20 ambulanti, stavolta sono quelli di Piazza del Grano. Traslocheranno lungo Borgo Cavalli per lasciare il posto a una premiazione ciclistica. È in furia la protesta. Non riesco a capire perché non ci sia di fondo il principio che veniamo rispettati come piccoli imprenditori. Questo non si riesce a capire. Ma non si riesce neanche a capire perché venga data la possibilità, non ce l'ho col signor Pinarello, perché venga data la possibilità di usufruire dei nostri spazi. Ieri ai nostri microfoni la denuncia di una pensionata di Treviso che dice pago la TASI ma non ricevo servizi. Abbiamo sentito la risposta del comune. Sì, ho visto il servizio del telegiornale di Rete Veneta, vorrei capire bene anch'io la situazione di questa nostra concittadina. Posso dire che nei prossimi giorni sicuramente la nostra concittadina verrà contattata, manterremo i nostri funzionari a casa sua, cercheremo di capire effettivamente le carenze e le lacune nel servizio. Non sono passate inosservate le lamentele della pensionata trevigiana Nadia Slongo. Alla nostra emittente denunciava di essere costretta a pagare la TASI pur non usufruendo né dell'acqua né del gas, considerato che la sua abitazione si trova divisa fra due comuni. Tasse dovute a Treviso, ma servizi erogati da Silea. Una vera ingiustizia, dice. Pago le tasse come quello che abita in Piazza dei Signori. Allora a questo punto preferisco magari pagare le tasse a Silea, dove ho più servizi. Credo che magari forse anche tra sindaci è possibile anche un po' parlarci di più, anche se ovviamente passare da un comune all'altro amministrativamente non è una cosa così scontata. Quindi la richiesta del comodato d'uso per il figlio, a cui Casugana ancora non avrebbe dato alcuna risposta. Ma ecco le rassicurazioni da via municipio. Il comune metterà tutto quanto l'impegno per facilitare le pratiche. L'impegno del comune non è quello di complicare assolutamente, anzi in tutti i modi di semplificare e andare incontro ai cittadini. La Camera di Commercio intanto taglia il corso di laurea in design della moda dello UAV. Tognana dice effetto spending review del governo. Credo sia assolutamente chiaro, lapalissiano, non saprei come dirglielo meglio. Da 17 milioni di introiti scendiamo di 8 milioni e mezzo, è chiaro che dobbiamo ridimensionare molte delle attività che la Camera faceva attraverso quelle risorse economiche. Tradotto vuol dire che a Treviso i corsi di laurea in design della moda dello UAV spariranno insieme al commercio estero e gli studi sul mercato vitivinicolo. In una parola, abbandono del supporto al sistema economico locale. Sarà l'effetto della spending review del governo con i tagli sulle camere di commercio. Così il presidente della Camera di Commercio di Treviso puntualizza, si tratti di tagli forzati che personalmente mi danno molto fastidio. Certamente dobbiamo andare a toccare l'aiuto alle imprese che veniva dato attraverso i bandi sull'innovazione, sulla ricerca, sui confidi, e poi tagliamo il mondo dell'università e di conseguenza è una cosa che personalmente mi dà molto fastidio. Provvedimento inaccettabile. Con questo decreto il governo conferma di non aver compreso le peculiarità del sistema economico veneto e trevigiano. Così Ascom Treviso, che con lo stesso Tognana, invita al confronto. Spero che il presidente Renzi, che conta molto sulla formazione, sulla cultura, sull'università, magari rifletta un po' su questi temi.
E ora la cronaca: turista cinese scippata della borsa in pieno giorno nel primo pomeriggio di ieri a Treviso lungo il Cal Maggiore. La ragazza è stata sorpresa alle spalle, strattonata da un uomo di mezza età, ma il vivente inseguito e fermato da un passante cinquantenne. Sul posto è intervenuta la polizia, che ha accompagnato in questura l'individuo e lo ha denunciato. E un bimbo di 8 anni invece si è smarrito al mercato settimanale stamattina a Treviso, intorno alle 10.30, momenti di paura e apprensione per la mamma, una 35enne di origini albanesi che ha immediatamente allertato per le ricerche gli agenti della polizia locale. Bimbo ritrovato dopo nemmeno un'ora, si era perso tra la gente che affollava il mercato dopo che si era liberato dalla mano della mamma, incuriosito dalla merce esposta. A ritrovarlo sono stati proprio gli agenti della municipale. Ieri sera un ballo in maschera ha inaugurato l'attesissima edizione 2014 del Festival Lirico all'Arena di Verona. La stagione prevede fino a settembre 54 appuntamenti con 6 titoli d'opera e 3 serate d'eccezione. Apriamo il nostro 92esimo festival, che è il primo del nuovo secolo, con un ballo in maschera, una nuova produzione che manca dal 1998 nel nostro cartellone per la regia, i costumi e le scene di Pierluigi Pizzi. Maschera ha inaugurato il Festival del Nuovo Secolo, ieri sera la prima all'Arena di Verona. In platea anche il presidente del Senato Pietro Grasso e tante altre personalità. Il melodramma in 3 atti è su musica di Giuseppe Verdi e libretto di Antonio Somma. Per l'occasione torna sul podio dell'Orchestra dell'Arena per il terzo anno consecutivo il giovane direttore veronese Andrea Battistoni. Uno spettacolo molto colorato per quel che riguarda i costumi, soprattutto del coro donne. È un grande impianto scenografico di ispirazione palladiana, per cui uno spettacolo ambientato nel tardo Settecento. La vicenda racconta di un marito che uccide l'amico rivale in amore per presunto tradimento. E se ieri non c'eravate, c'è la possibilità di rivederlo il prossimo 27 giugno, l'11, 19, 24 e 31 luglio e l'8 agosto. La stagione lirica darà spazio anche ad altri 6 titoli d'opera e 3 serate d'eccezione. Una lunga stagione, 54 serate, termineremo il 7 settembre, ci saranno 3 serate anche di gala con Domingo che canta Verdi, Roberto Bolle & Friends e Carmina Burana, quindi una stagione lunga e speriamo fruttuosa su tutti gli aspetti. C'è un classico del cinema questa sera alle 21.05 su Rete Veneta, la strana coppia di Gene Sachs con Jack Lemmon e Walter Matthau, Oscar, uno scapolo impenitente, offre ospitalità all'amico Felix, arcidepresso per il recente divorzio, ma la convivenza tra i due si rivelerà un disastro. È tutto per questa edizione di TG Treviso, io vi ringrazio per averci seguito, appuntamento naturalmente alle prossime edizioni, io vi auguro una buona serata e una buona domenica, arrivederci.